perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. No, non sono impazzito, sto solo citando loro, Elio e le storie tese. Brufolazzi, tapparella giù e poltiglia, più ascella purificata. Ti ricordi che meraviglia la festa delle medie? Ne ho avute di storie complicate, belle da raccontare ma difficili da dimenticare. Eppure ogni volta che penso a delle storie tese mi viene in mente quell'uomo leggero ed esilarante come quel gas. Ma come si chiama? Elio! Sai perché è triste un giovane che non può fare i videogiochi? Perché la mamma lo ha fatto andare a letto? Perché è sconsolato. È senza console, hai capito? È sconsolato, quindi ma adesso era solo per fare così. I fan di Elio ebbero quasi un sussulto quando li videro sul palco di Sanremo. Figuriamoci ora che li vedranno sul palco del Gifoni Experience. Questo festival è bellissimo, guarda, bellissimo, soprattutto per un giovane che purtroppo in questi tempi non ha molte cose interessanti a cui pensare o che può fare, insomma. La possibilità di prendere parte a un festival in cui invece c'è della gente molto interessante, ma tipo noi, tipo gli Elio e le storie. Adesso, per fare un esempio, perché ci siamo noi adesso qua e non è che siamo solo noi, però comunque noi siamo a fare cose più interessanti. I testi divertenti e irriverenti ormai hanno fatto scuola e sono entrati a far parte del gergo comune. Ironia che talvolta diventa satira feroce, quella di Elio e le storie tese, pur restando tuttavia concentrata in un progetto musicale di altissimo livello. Testi irriverenti e musica irriverente, come si fa, capo? Ma perché esternamente siamo un po', diciamo, per usare un termine forte, siamo un po' delle teste di cavolo, esternamente, ma internamente invece abbiamo un'anima dolce e morbida, un po' come quelle cicche che dentro ci hanno quel liquido, il liquidino, la stessa cosa. Amici di Muco Pallino, ciao! Ciao Muco! Ciao, ciao Muco, ciao Pallino, ciao!